care svizzere e cari svizzeri all'estero. Mi trovo sul prato dell'Eichholz, un luogo di Berna molto apprezzato per fare il bagno nell'Aare. Quando il tempo è bello, il prato è pieno di gente. Molti si ritrovano per tuffarsi nel fiume per fare le grigliate. Capita a volte che un frisbee termini il suo volo su un libro. In fondo, su questo prato potrebbero nascere conflitti, ma non è così. Le persone che all'Eichholz vanno d'accordo perché riconoscono che ci sono diversi interessi e che bisogna parlarsi se c'è un problema. Le persone all'Eichholz vivono nel piccolo quello che in una dimensione più grande chiamiamo democrazia. Care svizzere e cari svizzeri all'estero, non tutti vivete in paesi con strutture democratiche, ma in ognuno dei vostri paesi rappresentate la Svizzera e i suoi valori democratici. Questi valori non sono scontati. È necessario battersi costantemente per mantenerli. Le persone devono avere fiducia le une nelle altre affinché le situazioni di conflitto possano essere affrontate e superate. Ma la fiducia negli altri non si sviluppa del nulla. Questa fiducia nasce in un contesto che tutela la libertà e la partecipazione della popolazione. Ci vuole un Parlamento che rispecchi tutte le forze del paese. Ci vuole un governo che giorno dopo giorno si guadagna la fiducia delle persone. Ci vuole una giustizia indipendente. E ci vogliono anche dei media forti. Media che non dipendono da nessuno, che osservano da vicino la situazione e che criticano i governanti. I media indipendenti garantiscono a tutti la possibilità di essere sentiti e di esprimersi. Forniscono alle cittadine e ai cittadini le informazioni di cui hanno bisogno per formarsi la propria opinione. Media che dicono tutto quello che altri vorrebbero nascondere. I media sono quindi un elemento essenziale della democrazia. Care svizzere e cari svizzeri all'estero, voi portate i principi democratici della Svizzera nel mondo. Ogni incontro con voi nel vostro nuovo paese ricorda che è possibile convivere in modo pacifico nel segno della libertà e della partecipazione e della responsabilità. Vi ringrazio di cuore di essere delle buone ambasciatrici e dei buoni ambasciatori della Svizzera. Anche a nome del Consiglio federale vi auguro una bella festa del 1° agosto nel vostro patria di adozione.